nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in Correre per Sport. Partiamo anche con l'anno 2018. Evviva. Accanto a me, come sempre, Alberico, ben trovato. Ben ritrovato, caro capitano. Mi verrebbe da farti una domanda, ma sicuramente ti farei fare brutta figura, perché allora, non la so io, sicuramente non la saprei allora, neanche tu. Ci ricordiamo quanti anni è che siamo? Questo è l'anno quarto di TV6, credo. Un totale... Diciamo che ci avviciniamo almeno al sesto. A vuol dire che hai studiato più. Il problema è che siccome volano questi anni al fianco del capitano, si accavallano. Tutto ciò succede perché oggi manca il nostro presidente, Alberto Carulli, che aveva bisogno di una vacanza e purtroppo la vacanza è andata se l'è dovuta prendere. Se l'è dovuta prendere forzatamente in ospedale, ma è tornato ed è tornato una roccia più di prima e sicuramente la settimana prossima sarà di nuovo qui con noi e di sicuro ci avrebbe detto per filo e per segno, forse anche il giorno in cui siamo partiti. Non ci sarà la puntata sulla festa della donna che stava organizzando, non parte momentaneamente neanche la trasmissione con i bambini, ma partirà a breve, perché proprio questa mattina l'ho rivista e sta pimpante come sempre, come si dice, una quercia che ha che è una quercia che dovrebbe fare un po' più la quercia, stare un po' più tranquilla, invece vuole fare il rampicante, allora diciamo che gli ha dato un po' fastidio il vento alla quercia, ma è ancora forte più di prima. Torna a trovarci, buonasera, ben arrivato. Buonasera a voi, buonasera. Nostro caro vice sindaco di Torre dei Passi, Giovanni Mancini, buonasera. Grazie ancora dell'invito e buonasera tu a tutti. Tu stai sin dalla prima puntata, sei tanto. Mi dà tanto. È vero, difatti... Sì, io vengo anche dall'altra emittente televisivo. Vengo da ottava edizione per la Corsa della Memoria, allora potremmo ipotizzare un'ottava edizione di Correre per Sport. Ma sicuramente sì. Penso anche comunque dopo settimana prossima daremo i dati ufficiali. Accanto troviamo la vice sindaco, andiamo dal sindaco Sabrina Simone. Buonasera, ben arrivata. Grazie a voi, grazie per ben arrivata. Stavo per dire pretoro e mi è uscito ben arrivato. Buonasera, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui con voi. Vedo che qui ci sono delle persone che hanno una certa esperienza, io sono un po' meno esperta, però cercherò di mai dire mai, perché il mondo del podismo e della camminata è totalizzante. Diciamo che ho iniziato il primo cammino, mettiamola così. Ma a proposito di cammino, accanto abbiamo il nostro sempre ospite graditissimo Pasquale D'Alberto, ben arrivato, perché insieme al sindaco ci parlerà proprio del cammino di San Domenico e tra poco ce ne parlerai tu, che sei anche presidente e segretario dell'associazione di Nola di Cocullo. Allora, io innanzitutto chiedo scusa se vengo in parecchie funzioni diverse, insomma. Sei uno capiente. Una vera e propria risorsa, devo dire, però, Pasquale, però, per tutti. Credo che si parla di podismo, si parla di camminata, siamo diciamo in piena continuità con quella che è la vostra trasmissione. Credo che la proposta che noi questa sera veniamo a illustrare sia molto accattivante, poi ne parleremo. Ne parleremo tra poco, anche se oggi Alberico potremmo benissimo dialogare, parlare, fare un'ennesima puntata sulla politica, perché autorevoli personaggi come loro potremmo veramente sviscerare in alcuni particolari. Ma diciamo subito che non lo faremo, altrimenti c'è un fuggi fuggi di...
Tra l'altro, perché tutto siamo tranne che autorevoli. Come sono di più autorevoli. Come ha detto, un noto politico che ci ha amministrato fino a poco tempo fa, che è andata a sciare, so che lei è il sindaco, mi ha detto Pasquale poc'anzi. Sì, che... sì, ho avuto dei trascorsi di sciatrice agonistica, diciamo, ho avuto anche qualche soddisfazione, sono stata per 2-3 anni campionessa del centro-sud, però parliamo veramente di secoli or sono. Nel secolo scorso, ma va bene lo stesso. Adesso vado sempre a sciare, ma mi diletto un po'. Quando Pasquale iniziava a muovere i suoi primi passi, lei già era campionessa. Sì, 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 sì. A proposito di Renzi, no, la battuta non me ne frega niente di politica, ma ci sta a pennello, è andata a fare la discesa libera. Beh, sei andata a sciare. Quando uno va a sciare va in montagna, respira aria fresca, aria pulita, ti aiuta, ti apre la mente, ti libera, diciamo così, da tutta una serie di pressioni. E poi andare giù è sempre bello, perché poi quando una volta uno va giù si risale, allora adesso si deve solo risalire. Però non facciamo gli spiritosi, credo che la discesa libera sia una gara. Nella discesa libera si può vincere, si può perdere, ci si può disarcionare, si può rischiare anche la vita. Certamente. Discesa libera, perché dopo una caduta andava in discesa, giustamente la uscita è discesa libera. A proposito di discesa libera, c'è anche una manifestazione che sponsorizza sotto l'egida della WISP, che è in salita, ci sarà a Roccaraso un winter trail, a Roccaraso un chilometro verticale che si parte da 1400, quasi 1500 metri per arrivare fin lassù, dallo spiazzale di Pizzalto fino a 1856 metri di altezza, con un dislivello di circa 366 metri, con un dislivello, punta massima di percentuale di in tutto, diciamo, positivo ovviamente il dislivello, anche punta del, si arriva a una punta del 59%. Capitano, io lo so perché l'ho fatta. Oh, che bravo Alberico, che bravo, sarai anche quest'anno. Anzi, l'unica cosa che voglio dire, gli amici della Mountain Life che organizzano dicono che sono rimasti pochissimi pettorali, perché le iscrizioni si chiudono a 100 e già stanno intorno ai 90-95 iscritti, pertanto qualcuno che ci ascolta e vuol far parte di questa bellissima manifestazione. Sicuramente io ci sarò, andrò a trovare Alessio Giancola, che tra l'altro è anche un consigliere del circuito Corri l'Abruzzo, ma è un ambiente bellissimo, poi si finisce con una gran bella cena proprio a Pizzalto, si riscende in funivia, che diciamo è la parte più bella della gara probabilmente, ma direi giusto in tempo per andare a Torre dei Paschi. Esatto, esattamente. Giovanni, so che tu ci metti l'anima, il cuore per organizzare la manifestazione, non lo so solamente io, perché tantissimi atleti vengono proprio perché sanno che tu ci metti di tutto e di più, e poi ti affidi all'apporto tecnico, a una società collaudatissima come la Fantini Vini. Assolutamente, hai reso conto di questi 8 anni straordinari. Non sapevo che venissero tutti per me, o quasi tutti. No, a parte la nostra idea è partita 9 anni fa, non 8, 9 anni fa con una delibera di Consiglio Comunale. Abbiamo istituito la giornata della memoria in merito alle vittime del terremoto, e poi da lì è come ricordare, e ci siamo inventati questa corsa alla memoria, questa gara politica. Purtroppo quest'anno mancherà veramente un grande personaggio che è stato sempre, assolutamente, dice, Angelo Lannutti. Angelo Lannutti, perché noi dedichiamo anche questo all'associazione Lavus 6 aprile 2009, devolviamo il ricavato della manifestazione a questa associazione, che ricordo è l'associazione delle vittime, dei familiari delle vittime del 6 aprile 2009, e loro poi con i loro scopi statutari fanno con questo ricavato, diciamo, delle laude iniziative. Sì, viene a mancare anche chi è stato presidente, come Angelo Lannutti. Un caro ricordo a lui, un caro saluto alla famiglia, e lo ricorderemo senz'altro domenica 11 marzo a Torre dei Passeri. Sicuramente. Io ho visto la locandina, pregherei Maurizio, se ci riesce, il nostro regista, a dirmi, eccola qua. Questo è il percorso. Il percorso per chi, Torre dei Passeri, possiamo dire. Torre dei Passeri l'hanno imparato, diciamo, a conoscere questi podisti in questi anni. Siamo arrivati anche a punte di quasi 700 persone. Prima di tutto me ne aspetto altrettante, se non di più, quest'anno. C'è qualcosa che si nota poco, Giovanni? La pista di atletica nel campo sportivo. Che adesso è verde. Che adesso è verde, perché da 4 mesi e mezzo è stato aperto il nuovo impianto sportivo. Che bello, tra l'altro. In erba sintetica, artificiale. L'anno scorso lo avevamo bianco. anche questa è una novità.
Però visto che ci passate attorno, potevate entrare a fare un giro di pista e uscire. Potrebbe essere un'idea per l'anno prossimo. Potrebbe esserlo, sì, accetto, accetto. Invece il percorso è quello collaudato dell'anno passato, per via dei lavori che stiamo facendo sulla stazione, sul passaggio a livello della stazione ferroviaria, quindi abbiamo dovuto cambiare dall'anno scorso, anche quest'anno riproponiamo lo stesso. Stanno veloci i lavori? Sì, stanno finendo, per tra qualche mese finiamo, quindi l'anno prossimo torneremo magari. Ma che stanno, che stanno in effetti? Che cosa? Il sottopasso ferroviario. Lo stanno cercando? Lo stanno... Con sicurezza siamo, lo stanno cercando, stiamo scavando per andare, diciamo, se per passare sotto la linea ferroviaria. Bene, bene, così il percorso sarà forse per l'anno prossimo un po' più lungo. Alberico, ancora più innovativo. Si potrebbe tornare. La gara fa parte ovviamente del circuito. Come no? È un calendario non ricco di più. Ricchissimo. Ma quante gare? Sono molte gare, proprio questa sera ci sarà una riunione con tutti i vari presidenti per presentare iniziative collaterali. Sono oltre 50 gare, solo quelle del circuito Corri l'Abruzzo. Poi quest'anno abbiamo rispolverato e ridato nuova linfa anche al Criterium, che è stato veramente molto apprezzato lo scorso anno. Insomma, tutta una serie di situazioni nella quale, devo dire, confluiscono a Torre dei Passeri, perché oltre a fare parte del circuito WISP fa anche parte del Criterium Master FIDAL, e secondo me è stato quello veramente un gran bel connubio di integrazione, proprio non solo a livello sportivo ma anche istituzionale. Visto che è uscito quest'anno un calendario uniforme, possiamo dire, tra WISP coordinato un calendario... Non vogliamoci bene, no, non accavaliamoci. Che noi abbiamo anche probabilmente in regia. Perfetto, ne parleremo nella prossima puntata. E a proposito di FIDAL, Giovanni, un riconoscimento va dato all'ex responsabile FIDAL settore e master settore amatori, che parliamo di Luigi Pomponio, perché fu lui il primissimo a conoscerlo. Io ho conosciuto lui. E poi Alberico, e poi la sua maestria. Vuol dire che WISP, FIDAL all'est, gira e rigira, sono io sempre vicino. Ho conosciuto Luigi Pomponio, che mi ha messo in contatto con Alberico, e poi là è nato l'amore in quello che lui fa, come lo organizza, la sua regia nella Vini Fantini, perché senza di loro poi, ed è anche delle altre tante associazioni che ci danno la mano sul territorio, sulle strade di Torre dei Passeri e non, che fanno sì che possiamo fare questa gara, perché voglio ricordare che per effettuarla ci vogliono non meno di 40 persone. Io credo, sindaco di Pretoro e ovviamente Sabrina, credo che fare l'amministratore oggi sia più che curare l'amministrazione, sia veramente una missione, un atto di... E lui, pazzia, non so Pretoro, conoscendo Giovanni, perlomeno in quell'occasione, in quella giornata, da di tutto e di più. Allora, nelle spalle di chi amministra, questi eventi sono eventi molto belli, nel senso che comunque ti ravvivano il paese, coinvolgono, ti portano persone, ti danno l'opportunità di farti conoscere, di vivere una giornata in allegria con valori sani soprattutto, perché a volte si vive sempre un po' di corsa, sempre un po' da soli, con... non lo so, con un atteggiamento a volte anche di superficialità, e quando ci sono degli eventi sportivi, perché lo sport in tutte le sue declinazioni, ancor di più la corsa, rappresentano comunque un momento di unione, ma di unione positiva, di unione, di allegria, di condivisione, di gioia. E quindi per un amministratore è un bellissimo evento, contemporaneamente anche fonte di grandissime preoccupazioni, perché non ci nascondiamo che le cose da fare sono tante, bisogna conciliare tante cose, l'aspetto forse più importante è quello della sicurezza e dell'ordine pubblico che in queste situazioni si viene a creare. E non nascondo che anche negli ultimi periodi si va poi sempre, se qualcosa non funziona, si va sempre alla ricerca del capro espiatorio, cioè su qualcuno su cui far cadere eventuali mancanze. Succede, perché purtroppo sui sindaci, diciamo, ci giriamo intorno, però alla fine, cioè, può andar bene tutto, va male una cosa sola, alla fine si dà risalto su quella, la colpa di chi è del sindaco. Pasquale, diciamo che ultimamente stiamo esagerando un po' su tutto, no? Noi abbiamo la stessa età, quando andavamo a scuola noi, le maestre o le professoresse ci sgridavano, e non solo, qualche volta ce le davano pure. Adesso si è invertito, sono gli alunni che molte maestre o molte professoresse non vogliono andare in certe situazioni, proprio perché, cioè, abbiamo ribaltato il tutto, allacciandomi al discorso del sindaco, il capo espiatorio di tutto quello che possa succedere. Io credo che i sindaci dei piccoli paesi
anche i sindaci delle grandi città, ma i sindaci dei piccoli paesi sono veramente gli eroi. Se tu vuoi male a una persona, lo fai sindaco. Questo credo che sia una cosa. La mia curiosità, Sabrina, da quanto tempo la conosco? La conosco 2 anni. E non ancora riesce a portarla a correre. Una che ha fatto sci con un fisico così al pericolo. Ma già la strada è quella giusta, è già arrivata nella nostra trasmissione, quindi il passo breve. Bravo Pasquale. Perché Alberico sono venuti per parlarci di questo cammino di San Domenico, che tu ne sai sicuramente, dopo San Francesco anche San Domenico. Assolutamente sì, ne so perché comunque sia, Pasquale mi ha raccontato un pochettino le vicissitudini, so la cosa diciamo che può interessare di più, che parte il 30 di aprile da Villalago, si conclude il 5 di maggio ed è un vero e proprio cammino in questo caso, Pasquale. O dunque, chi vuole potrebbe anche correre. No, questo lo escludo nella maniera più assoluta. Dunque, l'idea del cammino di San Domenico è nata perché? Perché noi abbiamo come obiettivo, a cui stiamo lavorando da qualche anno, di fare del rito di Serpare di Cucullo e della devozione a San Domenico Abate patrimonio dell'UNESCO. Ora, è una strada difficilissima, ne sa qualcosa l'Aquila, ne sa qualcosa Siena, eccetera, eccetera. Chiaramente Cucullo è un piccolo paese di 250 abitanti, al di là dei 20.000 che ci stanno il giorno del rito, e abbiamo costruito intorno a Cucullo e intorno a questa candidatura una associazione dei comuni che hanno in comune tra loro la devozione a San Domenico. Sono 3 della Ciociaria, 2 del Molise, 4 della provincia dell'Aquila e 4 della provincia di Chieti. Chiaramente per collegarli il più possibile abbiamo pensato di fare un cammino. Ora, il percorso complessivo è talmente frastagliato che a un certo punto ci stavamo quasi rinunciando, al che proprio Sabrina disse no, partiamo da quello che è possibile. E lo vediamo, diciamo, da quello che è possibile, che congiunge i 2 eventi principali, che sono il rito dei Serpari di Cucullo, festa di San Domenico, e il miracolo del lupo di Pretoro. A Cucullo si fa il primo di maggio, a Pretoro la prima domenica di maggio, che è il 6 quest'anno. Allora, si parte il 30 di aprile da Villalago e si fa, dove ci sono monumenti dedicati proprio alla devozione a San Domenico, si fa Villalago Cucullo, poi si rimane il primo a Cucullo per assistere al rito dei Serpari, si riparte il 2 mattina con la tappa Cucullo Pacentro, qui si entra nel Parco della Maiella fino all'arrivo, e al Parco della Maiella dobbiamo tante grazie per averci messo a disposizione di tutto, compreso il personale. Insomma, il 3 si fa Pacentro, attraverso Passo San Leonardo si arriva a Caramanico, poi c'è il 4 la salita da Caramanico fino a Passo Lanciano Mamma Rosa, il 5 si fa da Passo Lanciano a Pretoro, che è la via più breve ma anche la più semplice, la mattina del 6 si assiste al miracolo del lupo di Pretoro e poi il pomeriggio con i pullman del Parco della Maiella andiamo a Villa Magna. Perché? Perché Villa Magna pure fa il miracolo del lupo di Pretoro, ma lo fa ad agosto. Sì. Però ha detto noi vogliamo stare dentro questo evento e quindi praticamente dice facciamo l'accoglienza finale, cioè il tutto si conclude la sera del 6 a Villa Magna. Questo è il percorso. Per saperne di più? Allora, per saperne di più ci sono queste locandine che avete fatto vedere prima, ci si può prenotare. Lì ci sono 3 numeri di telefono, uno è il mio, uno è del direttore tecnico Luciano Di Berardino, che tra l'altro sarà quello che sarà responsabile sul percorso, e in più c'è l'architetto di Cerbo, che è di Isernia e che ha disegnato il percorso, il cammino proprio. Scommetto che ovviamente il sindaco sarà a numero chiuso. Allora, noi quest'anno puntiamo ad avere non più di 50 persone. Tieni presente che si può partecipare a tutte e 5 le tappe, e lì ci sono anche i riferimenti per chi deve prenotare a dormire, per esempio, voglio dire, il 3 a sera si dorme alla foresteria del Parco di Caramanico, il 4 a sera c'è a disposizione l'albergo di Mamma Rosa tutto intero, però per esempio a Pacentro si tratta di prenotare presso i bed and breakfast locali, questo lo faranno autonomamente. E si può anche partecipare a una sola tappa, si può fare una sola tappa, noi per esempio pensiamo che essendo
il 30 o lunedì tra due giornate festive, molto probabilmente sarà molto affollato, anche perché però noi abbiamo messo non più di 50, perché essendo il numero zero puntiamo a iniziare a fare spenti, come certo, si dice. Certo. E in questo Sabrina è stato un supporto assolutamente insostituibile, sia per come ci ha guidato anche a trovare la soluzione all'inghippo del percorso molto frastagliato, e poi perché i pullman li prende in carico il comune di Pretoro, quindi il Parco della Maiella collabora. Ora ritorniamo alle responsabilità. E chiaramente il comune di Cocullo fa da capofila, e noi lunedì ci riuniremo come associazione. Pullman con revisione, assicurazione. Assolutamente sì. Il Parco della Maiella in questo con il sindaco che ci va dietro a piedi per verificare che vada tutto bene. C'è due responsabili molto molto affidabili, quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi. Allora Sabrina, la rivediamo alle gore di San Venanzio. A fare il trail delle cose. Assolutamente sì. Beh, oddio, non... Enrico, come no? Dovrebbe fare. Ma io posso vedervi quando partite, vi posso aspettare dove arrivate. Mai dire mai. No, devo dire che camminare mi piace, se camminate, se correte, un po' più di difficoltà. Magari ci aspetta a Pretoro con un bel caffè. Pretoro è un paese proprio accogliente per definizione, ospitale, quindi su quello potete stare tranquilli. Possiamo contarci. In una botte di ferro, sì, sì. Tant'è vero che ogni volta che si fa qualche iniziativa, chi la fa ci ritorna. Infatti adesso cominciamo ad avere un po' di problemi perché cominciano a essere un po' troppe, però lo facciamo ben volentieri. Quello che vorrei aggiungere è che io ho chiesto ad Alberico di fare in modo che l'idea del... Perché voglio dire, il nostro cammino è devozionale, ma è anche naturalistico, perché si vedono, non so, per esempio nella tappa da Cocullo a Pacentro si potrà visitare la Badia Celestiniana di Sulmona, l'Ercole Curino, il castello di Pacentro, gli eremi della Maiella, cioè voglio dire, c'è tutta una contorno molto importante. Ora, la WISP in questo potrà veicolare, io mi auguro, l'invito a partecipare al cammino. Anche se contemporaneamente c'è un altro cammino, ma ben venga che ce ne siano. No, ce ne sono più di uno. Più di uno, no, sempre WISP nel discorso del cammino di San Francesco, sempre nello stesso periodo, partendo da Lanciano, miracolo eucaristico, per arrivare sin lassù ad Assisi, proprio il giorno. Io so che c'è anche il cammino dei briganti, ma voglio dire, adesso non è che... Più ne siamo, si cammina, allora, insomma. Voglio dire diciamo che questo percorso che noi abbiamo deciso di fare in concomitanza delle due feste è per cercare di promuovere questo cammino, che poi nulla toglie, può essere fatto in qualunque periodo dell'anno. Certo. Anzi, ci auguriamo che proprio l'obiettivo è proprio quello, proprio perché attraversa delle aree che sono forse tra le più suggestive. Quella nel parco è il sentiero dello spirito, come ha già detto poc'anzi Pasquale, e che va proprio lungo gli eremi del Morrone, che penso che rappresentano quasi un unicum nel paesaggio italiano. Quindi quella era la scusa, quella di unire le due feste, perché una partenza e un arrivo dove ci sono due rappresentazioni così emozionanti come quella dei Serpari e quelle delle Lupo e dell'Ulupe sono sicuramente fonte di attrattività per il pellegrino. Però ripeto, ciò non toglie che questo è un percorso che ha l'ambizione di svilupparsi durante tutto l'anno, neve permettendo. Bene, Alberico, torniamo da Giovanni con la competizione del giorno 11. Giovanni, che qualche difficoltà te l'ha creata spostando la gara, che non riusciva a trovare. Ma tu non c'hai il campionato italiano stesso giorno di cross? Io ce l'avrei, ma c'è la corsa di Torre dei Passeri. Non ci sarai neanche tu, visto? No, c'è il campionato provinciale su strada a Torre dei Passeri. Ma noi rinunciamo a tutto pur di essere a Torre dei Passeri, Giovanni. Grazie. Tranne Roberto. Purtroppo, per la seconda volta ti do buca, dai. Ai noi. Due su otto ci può stare, dai. Tutti riconosciamo la tua professionalità e quindi siamo addolorati da questa... Ecco, l'hai fatta apposta per dire modo come un altro per dire ci dispiace, ma meno male che non ci sta. Penso solo al bene della corsa della memoria. Scherzo. So quanto ci tieni. Sì, la gara fa parte anche di, oltre che
Corriere Abruzzo WISP? Fa parte del Corriere Abruzzo WISP, fa parte del Criterium WISP e del Criterium Master FIDAL. Come possiamo vedere appunto dal volantino, il ritrovo è domenica mattina. Come sempre, Giovanni, ci troviamo a piazza Papa Giovanni XXIII, che poi sarà un po' tutto il quartier generale della manifestazione. La segreteria. Solo 6 euro. 6 euro per la competitiva, 3 euro per i bambini, che abbiamo fatto un bel progetto con le scuole. Ultimamente si vedono delle cifre, Pasquale in giro. Mi dai il là per. Avevo dimenticato una cosa. Però dobbiamo tornare subito in qua. Io so che ci sono dei cammini che costano una barca di soldi. A noi si pagano 5 euro a tappa, quindi chi la fai per intero sono 25 euro. Chiaramente non è un prezzo promozionale, proprio il fatto che noi facciamo contemporaneamente una parte devozionale e l'altro, quindi abbiamo messo questo. Hai fatto bene a precisare. Ed anche a Torre dei Passeri, devo dire, nelle 6 euro, grazie all'amministrazione comunale, ci sta dentro anche un bel contributo che si dà all'Avus 2009. Tra l'altro, tra l'altro. Da 8 anni, anche tra quello. Perciò un motivo in più per esserci. Assolutamente sì. Poi i podisti ormai ci conoscono, conoscono la corsa, conoscono Torre dei Passeri e i torresi cominciano, nei vari anni hanno cominciato ad apprezzare tutta questa mole di persone, dai più piccoli ai meno giovani, che vengono quel giorno a Torre dei Passeri. Negli anni, Giovanni, si è cercato di collaborare con le scuole. Devo dire che negli ultimi 2 anni abbiamo visto anche un bel movimento, forse grazie all'assessore preposto. Quest'anno che cosa ci aspettiamo? Quest'anno andremo, diciamo, sulla stessa falsa riga degli ultimi 2 anni, quindi con una lauda partecipazione. Ricordo che l'anno scorso 42 bambini dai 6 ai 14 anni hanno partecipato alle gare giovanili, e quindi è per noi, ma anche, diciamo, per lo staff tecnico, per la WISP, è stato un buon successo. Mi ricordo il presidente Alberto Carulli, che appunto questa è una delle prime cose che mi ha rincuorato l'anno passato, e lo saluto anche in questa occasione, lo ringrazio. Abbiamo iniziato con Alberto, con Alberto Carulli, e completiamo proprio con Alberto. Carulli, perché siamo arrivati alla fine della puntata. In bocca al lupo, Giovanni. Io voglio fare un ultimo invito, come lo faccio da sempre, da 8 anni, e invitare, diciamo, domenica 11 marzo, domenica prossima, a Torre dei Passeri, tutti voi podisti a partecipare alla 8ª edizione della Corsa Memoria, che già conoscete bene, quindi, e ne abbiamo parlato anche questa sera, quindi già sapete di cosa parlo e cosa si tratta. Bene, grazie Giovanni. Sabrina, sindaco di Pretoro, Sabrina Simone, grazie della tua presenza. Sicuramente torneremo, ne parleremo. Rivedremo prima della partenza. Adesso vi devo dire una cosa dopo. Dopo la a microfoni spenti. Una cosa sicuramente non compromettente. Bene, sicuramente sono convinto che Pasquale riuscirà a farcela ritrovare, il sindaco, anche in qualche caso. Io ce la metterò tutta, poi se la passione della corsa bisogna averla nel sangue, non è che ti viene. Però c'è sempre qualcuno che bisogna che sproni, che accompagni, che dia il là, che faccia innamorare. Lì vicino ci sono fior di società sportive, non ci devo pensare io, tra la Runner Schieti e la Runner Schieti, cioè, avrai più tempo tu, sicuramente avrai più tempo tu della Runner Schieti di sicuro. Bene, grazie, all'appuntamento al Brico alla settimana prossima. Assolutamente, siamo ripartiti anche quest'anno grazie alla Corsa della Memoria, se no ripartivamo a giugno, luglio. Che piacere ripartire con questa memoria. Bene, ringraziamo Maurizio alla regia e Claudio alle telecamere, diamo l'appuntamento alla settimana prossima sempre con Di Corsa. Buona serata a tutti. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà.
was your best song ever. It was your best.